aggregati bloccati, avviati oltre 200 controlli dal sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi. Sono in corso infatti verifiche e controlli su oltre 200 aggregati per capire dove occorra realmente intervenire. C'era il rischio di nominare dei commissari che avrebbero dovuto accelerare i lavori di cantieri chiusi ormai da mesi. Per questa ragione, ha detto il sindaco, abbiamo preferito prendere un po' di tempo e fare le cose per bene piuttosto che coprirci di ridicolo agli occhi della città a causa di provvedimenti fatti male di fretta, come quello che abbiamo trovato quando ci siamo insediati. Il riferimento è ovvio alla vecchia amministrazione. Sono dichiarazioni del sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi che, come sapete, detiene anche la delega alla ricostruzione privata a riferimento alla vicenda dei numerosi aggregati edilizi bloccati da inerzia dei proprietari degli immobili, litigiosità degli stessi o mancata costituzione dei consorzi obbligatori. Ci sarà una sostanziale revisione, annuncia, dell'avviso pubblico per la scelta dei commissari rispetto al precedente. Prevediamo novità importanti, come la divisione per fasce di competenza entro le quali verranno sorteggiati i professionisti. Non ci sarà insomma il rischio che persone con poca o alcuna esperienza si trovino a dover affrontare situazioni complesse. I più bravi e competenti saranno chiamati a dirimere le questioni più difficili in base alle loro capacità, esperienza e preparazione. È in via di definizione, a breve sarà portata in giunta una delibera con cui vengono individuate le priorità e le modalità di intervento per superare la non più tollerabile impasse di aggregati inspiegabilmente fermi. Contestualmente è stata anche avviata, dice Biondi, una ricognizione dei cantieri. Gli accertamenti vengono effettuati sul sito, si controlla se ci sia stato o meno l'inizio lavori, se l'aggregato risulti costituito o se vi siano dei contenziosi. Un lavoro complesso e gravoso che gli uffici tecnici stanno tentando di espletare nella maniera più veloce possibile, ma il tempo e il personale a disposizione sono sempre insufficienti rispetto alla mole enorme di lavoro con cui gli uffici fanno i conti quotidianamente.